A me corre l'obbligo, lo faccio con piacere, innanzitutto di scusarmi per il ritardo e ringraziare e dare il benvenuto a tutti quelli che sono qui e in maniera particolare ai rappresentanti e in maniera particolare a Simonetta Giordani, segretario generale dell'Associazione Civita, con la quale associazione noi abbiamo sottoscritto un po' di tempo fa una partnership che oggi in qualche modo viene a battesimo, possiamo dirlo. E naturalmente saluto il nostro assessore regionale Valerio Fascione, al nostro vicepresidente Pina Tomaselli, a tutti quelli che sono qui. Penso al professor Leventi, insomma, non vorrei alla fine dimenticare qualcuno. Ma dicevo, con la situazione civile abbiamo sottoscritto una partnership e oggi viene a battesimo, quindi noi siamo ben contenti di ospitare l'associazione, questo roadshow che in qualche modo sta compiendo, girando varie tappe nel nostro paese per promuovere il 14° rapporto, che è il momento topico dell'attività della Fondazione. Il tema è particolarmente stimolante e incrocia una delle nostre, la nostra attività in qualche maniera, la mission di Città della Scienza. Il rapporto, devo dirlo, è particolarmente interessante. Io mi dovrei limitare ai saluti, però fatemi fare una considerazione sul rapporto, perché tocca alcuni punti. Innanzitutto parte da una considerazione antica, quella che è il, possiamo dire, il dualismo, la contrapposizione, alcuni lo definiscono l'equivoco di questa contrapposizione tra cultura umanistica e scienza, diciamo, tra scienza e cultura in generale. Allora, il rapporto ci dà tutta una serie di monitoraggi dai quali noi dobbiamo partire per poi rispondere alla domanda centrale, cioè come noi, in che maniera dobbiamo formare le competenze, la conoscenza delle nuove generazioni che possono arrivare sul mercato pronti ad avendo quella conoscenza globale che oggi serve. Esiste innanzitutto, questo si chiede in premessa il rapporto, questa divaricazione? Oggettivamente esiste. Lo ribadisce il rapporto, poi verrà illustrato probabilmente. I giovani sono quelli che sono stati testati tra i 18 e i 34 anni. Si vede che questa divaricazione tra scienza e cultura esiste. C'è la risposta è che in qualche modo bisogna ibridare i linguaggi, cioè in qualche modo contaminare chi è portatore maggiormente di una cultura rispetto all'altra. Ci dice anche come fare in qualche misura, che mi sembra che pone dei problemi rispetto all'accessibilità e a quelli che sono i problemi dell'accessibilità che si pongono, nel senso che chi ha cultura umanistica rispetto alla cultura scientifica ha una resistenza, possiamo dire, un po' maggiore, perché specialmente oggi con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, c'è una sorta di timore di non governare completamente i processi e quindi chi dalla cultura umanistica deve contaminarsi con quella scientifica, diciamo, lo fa in maniera più lenta, mentre chi fa il percorso inverso ha un'apertura maggiore. Quello che mi ha colpito particolarmente è quando si dice che la cultura umanistica in qualche modo è una cultura divisiva, perché è una cultura fortemente identitaria e come tale, basta vedere quello che succede nel teatro del mondo, questa forte identità che spesso viene marcata è fonte di conflitti. Però la stessa cultura umanistica poi ha quella profondità, quella capacità di ragionamento e di pensiero che tante volte contiene anche l'antidoto e quindi per superarla, diciamo così. La cultura scientifica, per l'accesso alla cultura umanistica tradizionale, i giovani pongono l'accento sul problema economico, la difficoltà che in qualche modo c'è di accedere ai contenuti. Per quella che invece scientifica parlano, e qua si inserisce Città della Scienza, della necessità dei cosiddetti mediatori culturali, in qualche modo, di quella che è la tecnologia immersiva nuova, che è quello che noi facciamo qua, per chi non lo sapesse. Perché noi siamo effettivamente dei divulgatori, ma non siamo dei divulgatori passivi, mi piace dire questo. Basta vedere quelli che sono i nostri asset. Se voi andate a Corporea, il giovane che viene è uno dei 200.000 visitatori all'anno che vengono qui da noi, do anche qualche dato di Città della Scienza, non è passivo, spettatore passivo del nostro museo, ma interagisce con quelli che sono gli exhibit, la conoscenza che in qualche modo viene fuori e viene stimolato. Io mi chiedo oggi, il governo oggi ha istituito la settimana STEM. La settimana STEM, il 4 febbraio ogni anno c'è la settimana STEM, perché da noi c'è carenza di questi profili. Quindi innanzitutto c'è carenza di questi profili. Poi noi ci dobbiamo porre il problema di come contaminare, e quindi come contaminare la cultura scientifica e quella umanistica, che in qualche modo pongono una cultura più avanzata, se vogliamo.
Adesso io non mi dilungo su quella che è il tempo del digitale rispetto a una generazione come la nostra, come la mia e quella di chi ha la mia età, che in qualche modo è a cavallo tra l'analogico e il digitale e quindi ha anche una certa resistenza in qualche misura. E anche una parte dei formatori che sono appunto deputati a formare le nuove, i nuovi giovani, i nuovi alfieri di quella che sarà la cultura del domani, che naturalmente sono portatori di una cultura forse ancora antica, non all'altezza. Quindi c'è la famosa domanda: chi forma il formatore? E anche questo è un tema che noi dobbiamo. Però insomma, alla fine, quello che voglio in definitiva affermare è la necessità di colmare questo divario che persiste tra cultura umanistica e cultura scientifica. Cercare in qualche modo, nella contaminazione, nella ibridazione dei linguaggi e dei contenuti, formare delle generazioni future che siano maggiormente attrezzate e pronte. Certamente poi arrivano sul teatro, diciamo, in mezzo al tavolo, irrompono tecnologie nuove, tipo l'intelligenza artificiale o altre, che fanno completamente saltare gli schemi. Noi qui, Simonetta, ti do anche questa notizia, noi qui abbiamo ospitato a febbraio scorso la prima puntata di questo progetto Quantum Nexus, che qui è ancora un ulteriore orizzonte che si apre, nuovo, il computer quantistico, la capacità, e qui va proprio in questa direzione della contaminazione, e qui devo dire che Vittorio Silvestrini è stato un innovatore, perché il nostro fondatore, fisico oltretutto, è un fisico, un famoso fisico, non solo è stato un grande divulgatore, ma è stato un fautore, un portatore del concetto di superamento delle barriere tra scienza, arte, filosofia, cultura in genere. E il progetto Nexus, Quantum Nexus, che il figlio Paolo e che al CNR, non solo, ma con vari esponenti della Federico II e dell'Università di Salerno, specialmente la quantum informatica, portano avanti, ed è una cosa assolutamente rivoluzionaria, perché il computer quantistico è a Napoli è stato in qualche modo prodotto il primo esemplare di computer quantistico ancora, le cui potenzialità sono ancora oggettivamente, possiamo dire, sconosciute. Rispetto al computer tradizionale fanno le stesse operazioni in un tempo infinitesimamente minore, quindi molto più veloci, ma non cercherò di spiegarlo in maniera comprensibile, perché è veramente complicata, però è affascinante, perché mentre i computer tradizionali si muovono rispetto a dati fissi, diciamo così, quasi quasi il computer quantistico è come se mutuasse anche una sorta della creatività dell'uomo, addirittura, perché tiene insieme molti valori. Cioè, come dirti, mentre il computer tradizionale tra 0 e 1 si muove in un intervallo stabilito tra 0 e 1, il computer quantistico è capace di scansionare tutti i passaggi da 0 a 1. Te lo dico in maniera, insomma, mi rendo conto che non è facile da comprendere e per me da spiegare, più che altro. Ma dico, apre un orizzonte completamente nuovo, perché supera le barriere ed è più che altro, posso dire, un computer di contesto. Quindi tiene conto ancora di... E questo va nell'ottica della contaminazione di cui noi parliamo e apre uno scenario completamente nuovo. Noi siamo all'avanguardia, qui la Regione Campania, il Presidente Luca ha stanziato 100 milioni per la Quantum Valley, che proprio sposa questo progetto quantistico, che vede tra i padri fondatori appunto Vittorio Silvestrini e Antonio Barone, che sono due grandi fisici che hanno aperto questo orizzonte che è tutto da percorrere. Comunque, io termino facendo i complimenti e i miei veri apprezzamenti a Civita, che questo rapporto insieme a Human Technopole, voi l'avete redatto, è il segnale di come vanno, di come bisogna contaminarsi, perché in fondo Civita è un'associazione che valorizza il patrimonio culturale, partiamo da questo. Human Technopole significa scienza della vita e quindi significa proprio la contaminazione tra quella che è cultura umanistica da una parte e cultura scientifica dall'altra, quindi è nei fatti che si comincia a realizzare. E tutto questo nasce, l'ho visto leggendo, sfogliando e documentando in un minimo, al tempo del Covid, perché al tempo del Covid vi renderete conto che tutto quello che rappresentava il luogo del contenuto umanistico non era più accessibile, non si poteva andare nei musei, non si poteva, molto era impedito, e c'era la necessità di trasferire notizie utilizzando tutti i canali, anche quelle che erano notizie scientifiche in quel momento
appunto era opportuno e servivano. Quindi devo dire che da questo punto di vista Civita ha aperto una strada, noi siamo ben lieti di questa partnership che inizia, e io ringrazio tutti voi che siete qui e che sarete il nostro megafono rispetto a quello che Civita ci racconta stasera. Grazie. Volutamente in linea con lo spirito di questo rapporto e con lo spirito dell'Associazione Civita, abbiamo per l'appunto creato un tavolo contaminato in cui si confronta mondo delle imprese, mondo delle istituzioni e divulgatori, per affrontare un tema che ci sta molto a cuore e che devo dire, cioè, mi ha meravigliato avere un presidente che ha introdotto dimostrando di aver letto il rapporto, di averlo apprezzato e si è portato avanti con il lavoro che avrei dovuto fare io, perché ha sottolineato quelle che sono le principali evidenze di questo rapporto. Che nasce da quale esigenza? Noi come associazione appunto rappresentiamo imprese, enti pubblici di ricerca e indaghiamo su quelli che sono i colli di bottiglia che impediscono al nostro sistema e ai nostri ragazzi di sviluppare appieno il proprio potenziale. Ci siamo resi conto che esiste qui da noi quello che io definisco un ultimo miglio cognitivo, un percorso ancora da fare. Noi per motivi storici che è lungo sarebbe lungo adesso affrontare, però di fatto scontiamo ancora una concezione idealistica su cui è stata basata la riforma di Croce e Gentile, che divideva i due saperi rigidamente: da una parte il sapere umanistico per le classi che governano e dall'altra i saperi scientifici per coloro che lavorano, quando è chiaro che con i ritmi dell'innovazione tecnologica questa divisione è diventata assolutamente anacronistica, perché è impensabile, come sanno le nostre assessore, pensare di governare e di prendere decisioni politiche se non si è in condizioni anche di avere informazioni di natura scientifica e tecnologica per orientare le proprie scelte. E quindi in qualche modo anche l'attività dei decisori ormai deve integrare queste competenze. Stessa cosa dicasi per i nostri ragazzi, perché in qualche modo rispetto a questo che è il modello di competenze di cui si sta parlando molto, perché anche le grandi business school del mondo stanno ripensando al proprio modello che si è dimostrato in qualche modo non centrato per affrontare un momento di cambiamento epocale come quello che stiamo vivendo. Si parla tanto di leadership mediterranea, il nostro sistema scolastico ha una componente umanistica fortissima che ci rende ancora competitivi nel mondo, a condizione che però questo set di competenze si integri con l'alfabetizzazione scientifica e tecnologica. È stato fatto un bel lavoro per esempio sulle materie STEM, su cui stanno lavorando molto le aziende, perché signori, noi siamo ancora ultimi in Europa, cioè su 1000 studenti solo lo 0,7% studia una materia STEM, contro il best in class che è la Finlandia, che ha una media di 5,3 per 1000 studenti. Ed è chiaro, il gap è ulteriore anche per le donne, e infatti mi fa piacere vedere questo stuolo di studentesse che in qualche modo sono pioniere, in qualche modo ci testimoniano il fatto che anche per le nuove generazioni questo set di competenze sta diventando appealing, che quindi stiamo andando nella giusta direzione. E quindi ripeto, il nostro lavoro è partito dall'idea di capire se davvero ci fosse questa divaricazione, la risposta è sì, come anticipato Hillary, per quale motivo, e soprattutto abbiamo tentato anche con gli esperti che hanno concorso alla seconda parte del libro, perché tutti i nostri rapporti prevedono una prima parte con un'indagine quantitativa che noi abbiamo fatto insieme ad SWG per un campione di 1500 ragazzi, in cui prima abbiamo con un focus group definito i concetti di cultura e scienza per accertarsi che fosse uguale per tutti, no? E per fortuna c'è un livello di comprensione diffusa molto, molto coerente. E poi una seconda parte in cui abbiamo chiesto a degli esperti
di esprimere il proprio parere, di proporre anche best practice e di suggerire delle proposte operative. Avevo preparato delle slide, ma le scorro molto, molto rapidamente, perché in qualche modo, come vi dicevo, sulla parte degli elementi costitutivi del concetto di cultura e scienza c'è poco da dire. Tutti hanno chiaro che la scienza in qualche modo è portatrice di innovazione, di metodo, viene considerata più universale. La cultura ha a che fare con l'identità, con la storia, con delle persone, in qualche modo è anche qualcosa che viene trasmessa a livello familiare. Interessante vedere quali sono un pochino gli aggettivi e i concetti che vengono associati alla cultura e alla scienza. La scienza viene in qualche modo abbinata al concetto di futuro, ma viene considerata complessa e meno accessibile. Ed è connaturata anche al concetto di speranza, mentre la cultura è più semplice, alla portata di tutti, è connessa all'essere umano, ma porta in sé questa doppia anima già sottolineata dal presidente Villari, in cui da una parte, avendo a che fare con l'identità di un popolo, di una nazione, di un continente, può essere divisiva, ma è al contempo l'antidoto per risolvere i conflitti, cioè l'unica chiave che abbiamo per cercare di superare tutte le divergenze anche geopolitiche che esistono. Rispetto al legame emotivo che abbiamo misurato con i contenuti culturali e scientifici, i ragazzi si sentono più a proprio agio da una parte con la cultura, perché la cultura sembra più semplice e sembra aiutare la loro attività relazionale, migliora le qualità umane, mentre nei confronti della scienza ci sono ansie, timori e soprattutto, andando ad analizzare il campione, per assurdo le persone che hanno più chiusura nei confronti del mondo della scienza e più preoccupazioni vengono dal mondo umanistico, perché invece chi è formato in modo scientifico guarda anche alla scienza con un minimo di piacevolezza, mentre invece i ragazzi che vengono da un background umanistico hanno forti preoccupazioni, ma perché? Perché c'è una difficoltà di comprensione, ritengono che il contesto scientifico sia difficile da capire e quindi se andiamo a vedere alle barriere di accesso che abbiamo misurato ai contenuti scientifici e culturali, c'è una diffusa percezione di maggiore accessibilità ai contenuti culturali, in cui l'unico problema è legato casomai al costo delle attività culturali, mentre invece per quanto riguarda l'accessibilità ai contenuti scientifici la media si alza dal 21% della cultura al 35%, ma per questo concetto che vi dicevo di difficoltà nel comprendere. È un ostacolo di natura cognitiva, mentre per la cultura è un ostacolo di natura finanziaria. E con quest'ultima slide abbiamo misurato qual è l'importanza dell'emozione di facilitatore per accedere ai contenuti culturali e scientifici. 8 persone su 10, 8 ragazzi su 10, ritengono che sia necessario il ruolo del facilitatore e del mediatore, qualcuno che faccia il traduttore di contenuti scientifici, e ravvedono in questa mancanza il vero gap, il vero ostacolo ad una apertura nei confronti delle materie scientifiche. E ultima slide, che è quella che prova a rassumere quelle che sono le proposte operative che abbiamo cercato di sottolineare nel nostro rapporto. Cosa bisogna fare? Su cui cosa bisogna puntare prioritariamente, secondo gli esperti? Innanzitutto, favorire la democratizzazione nell'accesso su larga scala alla conoscenza. Cioè, in qualche modo bisogna cercare di allargare sempre di più ed arrivare all'opinione pubblica con una conoscenza che sia inclusiva, paritaria e trasparente, mantenendo sempre la barra dritta sulla conoscenza come leva di riscatto capace di creare ancora una
ascensore sociale che nel nostro paese è fermo ormai da lungo tempo. Uno. Secondo, come vi dicevo, la promozione della diffusione delle discipline STEM fra ragazzi e soprattutto ragazze. Secondo, terzo, investire sulla formazione ibrida e su queste digital humanities per i nuovi divulgatori. Noi abbiamo bisogno di umanisti digitali e di scienziati umanisti e abbiamo bisogno di un pacchetto di base che sia già in qualche modo integrato. E quarto, un'altra proposta è quella di diffondere contenuti validati anche per combattere le fake news attraverso l'impiego integrato di canali di comunicazione online e offline, anche perché in questo contesto i ragazzi utilizzano molto social media, digital device, il 60% ha dichiarato di farlo e questa percentuale arriva ad essere al 70% se andiamo a mappare ragazzi tra i 18 e i 21 anni, percentuale del 60% che arriva al 68% se inseriamo anche il gaming in questa analisi. Per cui è chiaro che i ragazzi hanno una facilità e una dimestichezza con questi strumenti che potrebbero diventare abilitatori per la promozione di conoscenze scientifiche. Altro punto è puntare quindi su questa digital education come una meta competenza necessaria. Io lo dico, vengo dal mondo umanistico. Ormai siamo in un mondo in cui anche i nuovi, per esempio, direttori di musei e di istituzioni culturali devono avere nel loro organico questo tipo di competenze per arrivare a tutti i pubblici. E questa è stata anche la lezione, la lesson learned che abbiamo avuto durante il Covid, in cui c'è stata un po' un'accelerazione perché, come diceva il Presidente, il digitale è stato l'unico strumento affinché le istituzioni potessero continuare ad essere in contatto con i propri pubblici per evitare di finire nel deserto e nel silenzio assoluto. Altro punto è quello della valorizzazione del ruolo del museo come medium di divulgazione e comunicazione. Anche alla luce di quello che abbiamo vissuto nel Covid, nella nuova definizione del museo di ICOM, ormai i musei sono presidi territoriali vocati a ingaggiare comunità e territori generando partecipazione e occupandosi di contemporaneità. Non sono più le cattedrali nel deserto che in modo top down infondono sapere e danno lezioni, ma diventano luoghi e laboratori in cui sperimentare una nuova forma di partecipazione civica e culturale, come testimonia l'attività che svolge il Museo della Scienza ed altri presidi sul territorio. Bisogna puntare anche su quelli per portare avanti questa contaminazione tra cultura e scienza. Ultimo punto, potenziare le reti e investire nuove risorse, perché è chiaro che appunto l'abilitatore di queste attività è comunque una competenza sul digitale, però signori la buona notizia è che questo è un momento propizio. Noi abbiamo una marea di risorse da investire sul digitale, mosse non solo dal PNRR, ma da tutta la nuova programmazione comunitaria che si occupa di rigenerazione urbana. Le risorse ci sono, quello che fa la differenza è la nostra capacità di metterci in rete come stiamo provando a fare adesso, mettendo attorno a un tavolo tutti i soggetti che a vario titolo possono concorrere in quello che è il grande obiettivo di un upgrade culturale che possa dare un futuro ai nostri ragazzi e al nostro paese, perché noi siamo portatori sani di cultura e bellezza a differenza di molte altre aree del paese. E per far prevalere questa nostra leadership culturale abbiamo bisogno di fare quest'ultimo sforzo, ma il momento è propizio e quindi ringrazio tutti voi per partecipare a questo dibattito
con l'idea che sia il primo di una serie di passi, perché l'obiettivo che abbiamo con Civita nei nostri roadshow è di dare un seguito al primo incontro, anche per andare a misurare l'impatto delle nostre attività. Quindi adesso buon ascolto a tutti. Grazie.